дорогим сердечком. Milan. Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti. Nuovo video qua sul canale Lollo i Milanisti Official. Che mazzata ragazzi, che mazzata. Mazzata proprio dritta, dritta qua sulle gengive o dritta dietro qua sul coppino. Oggi sto facendo molta fatica ragazzi. Sto facendo molta fatica. Sapete che io comunque come persona, io sono una persona sempre molto positiva e sempre molto felice. Così ieri sera, dopo la partita, mi sono addormentato due o le tre di notte per via dell'adrenalina e per via della delusione. Questa mattina mi sono svegliato, sono state le 6:30, ho dormito pochissimo questa notte. Non vi nego che l'ha mazzata ieri, ma è inutile che ve lo dica perché sono sicuro che tutti voi già sapete, no? Cosa vuol dire? Ci sto malissimo, ragazzi, ci sto malissimo. La delusione di ieri sera è palpabile, la delusione di ieri sera è veramente devastante. Prima di guardare avanti, perché comunque è obbligo iniziare a guardare avanti, volevo dirvi qual è la mia sensazione di oggi. I vecchi capiranno. Mi sento dopo la finale di Istanbul. Mi sento come dopo la finale di Istanbul. Dopo la finale di Istanbul, stesso modo. Cioè, paradossalmente, no? Là giocavamo una finale di Champions League e qua in campo giocavamo una finale per andarci in Champions League. Quindi sono due momenti storici completamente diversi, con due obiettivi completamente diversi. Il mio stato d'animo, però, oggi nel post partita è esattamente lo stesso. Cioè, mi sento come... Questa mattina quando mi sono svegliato, ho guardato il... la prima cosa che ho pensato è stata... Dimmi che era un sogno. Ti prego, dimmi che era un sogno. Invece poi no, ovviamente, appena, sapete quando sei lì un po' in dormiveglia, poi ho realizzato evidentemente che in realtà un sogno non era, e purtroppo era l'amara, amarissima realtà. E mi sento così ragazzi oggi. Questo video prendetelo un po' come un esercizio di condivisione per stemperare un po' l'amarezza. Via, avete presente un po' i milanisti anonimi, no? Vi ricordate la storia degli alcolisti anonimi, quando il Milan andava sempre malissimo, che facevamo i milanisti anonimi per condividere, insomma, le sventure tra di noi e cercare di dargli meno importanza, tra virgolette. Ecco, il video di oggi lo voglio vedere in questo senso. Lo voglio vedere in questo senso, condividere con voi quelle che sono le mie sensazioni in questo momento. Abbiamo condiviso tanto, ragazzi. Abbiamo condiviso tantissime gioie da inizio dell'anno, abbiamo condiviso tutto. E adesso purtroppo è noi. Ci troviamo a condividere anche questa grandissima amarezza di ieri sera. Facciamo una cosa, andiamo in sigla e poi parliamo del prossimi step. Guardiamo un attimo uno sguardo anche a quello che è successo ieri. Perché poi mi avete visto nel video ieri post partita. Tra l'altro vi siete iscritti in tantissimi nel video post partita ieri. Mi dispiace che tante persone mi hanno visto per la prima volta in un formato di me che non sono così, no? Ieri sera molto scoraggiato. A chi guarda questo video per la prima volta perché si è appena iscritto al canale, scusatemi, normalmente non sono così. Però ieri la mia amarezza era veramente, veramente devastante. Allora, facciamo una cosa. Andiamo in sigla. E poi iniziamo a parlare, insomma, parliamo di un po' di ieri sera e poi parliamo anche della partita contro l'Atalanta. Vi chiedo la cortesia, ragazzi, di lasciare pollice in su questo video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. 1, 2, 3, sigla... Mi ci vorrà qualche giorno per superare la mazzata. Sapete che sono fatto così, ragazzi. Ormai chi mi segue da tanto lo sa. Ci metto un paio di... Quando il Milan perde ci metto un paio di giorni poi per recuperare la contentezza. Però, allora, facciamo un attimo un'analisi di quello che è successo ieri. Ho letto qualcuno di voi ha criticato il Cagliari per la partita che ha fatto. Ragazzi, la colpa non è del Cagliari, la colpa è soltanto nostra. Noi dovevamo andare dentro e dovevamo fare questi maledetti tre punti. Il Cagliari ha fatto la sua partita, però come in altre partite giocate in casa, facciamo un attimo i seri, ragazzi. Come in altre partite giocate in casa, quando il Milan incontra una squadra che gioca come ha giocato ieri il Cagliari, fa maledettamente fatica. Quando noi troviamo una squadra come il Cagliari ieri, che stanno in 11
dietro la linea della palla e si preoccupano esclusivamente di difendere lo 0-0 e poi ripartono in contropiede, noi abbiamo già visto che quello è il miglior modo per mettere in difficoltà tutto il nostro Milan. Perché? Perché togli spazio. Noi abbiamo tanti giocatori che hanno bisogno di spazio. Parlo di Theo Hernandez, parlo di Rebic, parlo di Leao, tutti i giocatori che se tu ti metti 11 in difesa e lasci... ti metti davanti alla tua difesa, quindi l'avversario si mette davanti alla difesa e porti i propri attaccanti nel loro quarto di campo, il Milan l'hai completamente depotenziato. Qual è l'unico modo per riuscire a svangarla in quelle partite lì? O hai il colpo del campione, e adesso ne parliamo, oppure hai Zlatan Ibrahimovic. Le partite che abbiamo vinto, in cui c'era Zlatan a disposizione, ma le squadre si erano chiuse come ieri si è chiuso il Cagliari, con Zlatan in campo, quella partita la vinci. Perché? Perché è un giocatore che comunque accentra su di sé tutta la difesa avversaria. Ieri ovviamente non c'era. Mandzukic, ve lo ripeto perché qualcuno continua a scrivermi sotto la pagina Milanisti, sul mio account Instagram dappertutto, Rollo, perché Mandzukic non è entrato prima? Ragazzi, Mandzukic non è entrato perché ve l'ha spiegato il nostro mister, perché ieri mattina già non stava bene. Mandzukic non aveva assolutamente i minuti nelle gambe per fare neanche mezz'ora, 20 minuti. Poi qua posso essere d'accordo con voi. Qualcuno mi dice allora, Lollo, cosa l'abbiamo comprato a fare Mandzukic? Quello poi ne possiamo discutere. Però, riferito alla partita di ieri, Mandzukic non è entrato prima perché, come vi ha detto Pioli, non poteva entrare prima perché aveva dei problemi. Quindi, tutte le partite che noi abbiamo affrontato contro squadre che si sono chiuse come ieri il Cagliari, abbiamo fatto tutte fatica. Sampdoria, Udinese, Sassuolo, tante partite in casa giocate in quel modo, noi abbiamo fatto incredibilmente fatica. Poi, il colpo. Questa mattina io ho scritto una cosa. Ho scritto, se le partite come ieri sono lo spartiacque tra un giocatore forte, normale, e Clarence Seedorf. E qualcuno mi ha detto, sì ma Lollo, ma ieri sera non c'era bisogno di Clarence Seedorf per vincere la partita, perché non abbiamo giocato contro il Manchester City. Ma vi faccio una citazione, questa è una citazione che arriva dal libro di Arrigo Sacchi, e dice di stare attenti a giudicare le partite, soprattutto in Serie A, perché per un giorno la Cremonese può diventare il Milan e il Milan può diventare la Cremonese. Nella partita di ieri il Milan non è diventato la Cremonese e il Cagliari non è diventato sicuramente il Manchester City o il Barcellona di Guardiola 10 anni fa o il Milan di Sacchi, ma però è diventata una squadra incredibilmente solida. Quindi perché io arrivo a parlarvi di Clarence Seedorf? Perché bisogna avere il colpo di classe in alcuni momenti servono dei giocatori che in un modo completamente estemporaneo si inventano il colpo di classe, ok? Io ho fatto l'esempio di Clarence, dicendo lui era un giocatore che a un certo punto, quando le partite andavano male, lui si inventava il passaggio, si inventava il filtrante, si inventava il tiro da fuori e ti risolveva la partita. Ora molti potreste dire, Lollo, ma è inutile che parliamo di Clarence Seedorf non c'è più e Clarence Seedorf non c'era neanche ieri sera. È vero, concordo con voi, ma il problema è proprio quello. È tutto collegato, ragazzi. Se tu non vai in Champions League, i giocatori forti non puoi comprarteli e quindi non puoi comprarteli e quindi non torni sempre lì e fai fatica ad andare in Champions League. È un po' il discorso che abbiamo fatto. È un cane che si morde la coda, ragazzi. È tutto completamente attaccato. Prossima partita, ragazzi. Ieri sera vi ho detto nel video post partita, vedo le streghe, ragazzi. Chi mi segue da tanto lo sa. A settembre, quando sono usciti settembre, agosto, quando è uscito il calendario, io una delle prime cose che vi dissi, e io me la ricordo, ragazzi, andate a cercare il video, una delle prime cose che vi dissi è, ragazzi, tutto quello che volete, ma io non voglio andare a giocarmi l'accesso alla Champions League all'ultima partita contro l'Atalanta. Questa era la mia preghiera degli ultimi 10 mesi, era questa. Non fatemi andare a Bergamo nell'ultima partita a giocarmi l'accesso con la Champions League, per la Champions League, ragazzi. E purtroppo sarà così. Siamo già spacciati? No. È sicuro che il Milan prenderà una scoppola con l'Atalanta? No. Il Milan farà molta fatica a Bergamo? Sì. L'Atalanta è fortissima? Sì. L'Atalanta però gioca mercoledì con la Coppa Italia. Raga, mi sto aggrappando a tutto. So che state già scrivendo sotto, Lollo non ti illudere. Come vi ricordate la storia del calciomercato? Lollo non ti illudere. È uguale, ragazzi, stesso identico discorso. Non mi sto illudendo, sto semplicemente prendendo atto che la partita bisogna affrontarla, la partita di domenica, bisogna affrontarla col piglio giusto. Ora deve essere bravo il nostro mister a prendere, fare quadrato intorno alla squadra,
cercare di tirarla fuori da tutto ciò che succederà questa settimana, ragazzi, ve lo dico già, questa settimana succederà di tutto. Questa settimana sarà un massacro mediatico, ragazzi. Quindi, il nostro mister deve essere bravo a mettere i ragazzi tutti in condizione di non sentire niente di tutto quello che sta intorno. Domenica andiamo a giocarcela a Bergamo. Sarà scalare l'Everest, ragazzi, non scalare l'Everest a mani nude senza scarpe. Questa sarà la partita di domenica. Ma la partita vinta 3-0 con la Juve, come dice Pellegatti, non è di 7 mesi fa, ma è di una settimana fa. Non lo so, ragazzi, non lo so. Fatemi sapere qua sotto. Mi sto aggrappando a tutto, ragazzi. Ragazzi, io la delusione di ieri è stata devastante. Ieri è stato devastante. Per il mio cuore rossonero è stata veramente una roba devastante. Un saluto a tutti, ragazzi. Forza Milan, ne vado via anche l'Inter. Fatemi sapere qua sotto. Ciao.